Maurizio, hai visto che tutti stanno dando consigli di lettura? Mi sono preparata un po' di libri, così possiamo fare anche, sì, due o tre, insomma, Tante. tanto c'è tutta l'estate davanti. E così facciamo anche noi consigli per l'estate, consigli di lettura. Sì, Dice. no, è un'idea che mi piace. Però, Emanuela, In Factor è un qualcosa di super originale. E quindi ho pensato ad una cosa, ok, presentare i libri, ma presentare dei libri che in qualche modo ci possano rappresentare come persone, professionisti, ma che soprattutto possano rappresentare i nostri contenuti di LinkedIn. E quindi anch'io, certo, non ho tutta la libreria come te, ho portato i due libri che meglio mi possano rappresentare. Uno ovviamente è quello di Marco Montemagno, tutto Montemagno, perché come sai, ovviamente non solo i miei post, potrei dire che tutta la mia vita si ispira a quella di Marco Montemagno, in quanto soprattutto l'idea che cerco di portare e che sposo in pieno di Montemagno è appunto l'essere proattivi, essere sempre di più indipendenti, in senso ovviamente positivo, per potersi poi costruire sempre di più un futuro. E diciamo che Montemagno è un po' la sostanza dei miei post. Però come sai ormai, tra caroselli, tra storie animate, ovviamente c'è anche molta, molta, molta forma. È un libro che consiglio a tutti, è graphic design appunto per tutti, perché anche qui veicolo sempre l'idea che ok, la sostanza, perché quella deve sempre esserci, però è molto importante anche la forma, perché ricordiamocelo, LinkedIn è sempre un social network professionale, ma un social network. Perfetto, mi piace, però mi serve un estratto. Ce lo leggi una frasettina, un estratto dal libro, così Vabbè, dal libro di concretizziamo? Marco Montemagno ci sono tantissime, tantissime citazioni, quindi è facilissimo. Quello che posso, la citazione che mi piace molto è: le persone ricche pianificano per 4 generazioni, le persone povere pianificano per il sabato sera. Ma qui, da sociologo quale sono, ovviamente la ricchezza, mi riferisco non ad un qualcosa di appunto concreto, economico, mi riferisco più che altro alla ricchezza di idee, quindi creatività. Per questo è importante Certo. investire del tempo, alimentare la nostra creatività, che porta dei risultati però a lungo termine. Quindi ecco le 4 generazioni. Un risultato immediato, quello appunto per il sabato sera, non è da LinkedIn. Assolutamente no, non ci piacciono queste cose. E invece, Ok, Emanuela, quali sono i ok. tuoi libri che ti rappresentano? Ah, allora devo scegliere i libri che mi rappresentano. Guarda, allora ti farò vedere il mio primo amore, è l'analisi transazionale. Quindi quando sono diventata counselor in analisi transazionale, il mio professore aveva scritto il libro Il piacere di lavorare. Lo consiglio a tutti perché è un viaggio in se stessi per ritrovare la passione del fare. Quindi come puoi ritrovare la passione nel tuo lavoro attraverso la conoscenza di te e tanto altro, però bisogna leggere il libro per farlo, quindi di più non ti posso dire. Poi c'è la mia seconda passione, il coaching. E qua ti porto un libro un po' particolare, sembra strano. Ti parlo il gioco teorico del tennis, premettendo che io proprio faccio schifo a tennis, però qua secondo me Timothy Galloway dice delle cose molto interessanti perché spiega come la vera lotta non sia con l'avversario, ma è dentro di noi, perché noi ogni tanto ci autosabotiamo, quindi se riusciamo a non autosabotarci, essere nel flow, essere convinti, raggiungiamo degli ottimi risultati nei colloqui, nel lavoro, nella vita, ovunque. E ultimissimo, perché io tre ne ho prese troppe Sempre esagerato. adesso, tre, Agile People, perché le risorse umane sono importanti, le persone sono importanti, gestirle al meglio è importantissimo e la modalità Agile non serve solo per gli sviluppatori, serve anche per gestire le aziende in modo che le persone siano a loro agio all'interno dell'azienda, che possano esprimersi al meglio e che possano arrivare tutte insieme verso l'obiettivo. Quindi la metodologia Agile, Agile HR è perfetta. Sì. No, E basta, sono questi tre. poi conoscendoti ormai direi che sono appunto dei libri che rappresentano molto i tuoi contenuti. Però anche tu adesso, almeno però solo un estratto, e non fare come fai sempre, che appunto esageri. No, tre, ma solo uno. Anche perché fa caldo. Mi ero anche messa gli occhiali apposta perché lo sapevo. Allora, io andrei su The Inner Game, se per caso trovate ancora la versione in inglese, questo è quello originale, poi ne sono arrivati molti, ha una sequenza di libri su questo tema. Lui dice, la lamentela storicamente più diffusa tra gli sportivi è la seguente. Il problema non è che non so cosa fare, ma che non faccio quel che so fare. Ed è proprio così. Noi molto spesso sappiamo che cosa fare, però c'è qualcosa che, sì,
si inserisce in mezzo tra noi e l'azione, e questo è assolutamente da togliere. Sì. Tutta veloce, hai Sì, ma poi visto? se parli di lamentela, guarda Montemagno cosa dice? Lamentarsi non è mai una strategia. No, 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 non è una strategia, assolutamente. Possiamo andare al mare adesso? Va bene, andiamo al mare. Buon'estate a tutti. Buonasera a tutti. Ciao ciao. Ciao.